Ebbene, amici, fratelli della congrega, è finalmente uscito negli scorsi giorni l'audiolibro tanto agognato e anelata questa pubblicazione, dopo che i file MP3 da me perfettamente enumerati, recitati ovviamente, furono confermati, essendomi attenuto ai parametri della registrazione richiesta. Inviati ad Audible, è già arrivata una recensione del tutto trascurabile. Sconsiglio, a mio parere, un racconto giallo è altra cosa. Spazio, punto. Qui non c'è la maiuscola, mi dispiace, ma dopo un'ora di ascolto l'ho abbandonato. L'ho abbandonata L'apostrofo HO subito. Questa recensione, non dico screanzata, di chi ha giudicato molto superficialmente, quest'opera mia complessa che alterna frangenti, segmenti, pezzi, diciamo così, seri riflessivi ad altri goliardici, trasgressivi, quasi da censura, libro delirante, farneticante, pieno di calembour, di giri di parole, panegirici, anacoluti, a prima vista o lettura incomprensibili, un miscuglio, diciamo, popoirì, di esperienze vissute, di reminiscenze imprigionate, imbrigliate nella parola scritta e in una realtà anche cinematografica da me filtrata, rielaborata e mescolata in un intruglio che potrebbe risultare affascinante come Sharon Stone stilizzata, sempre attraente. Immortale, sempre eccitante, donna particolare, Sharon, donna sofisticata, come il falotico, un po' stravagante, bizzarro, fantastico, sinonimo di falotico, che fantastica romanza, poetizza la vita e si dà, diciamo, anche a elementi lirici, spero di forte suggestione psico-emotiva. Pezzi trascendenti, non è nulla di trascendentale questo libro, ma ascoltiamo l'estratto. Ok? Durata 5 ore e 34 minuti. Ci sono persone, miei haters, detrattori, che sostengono che io mi trastulli da mattina a sera. Ebbene, chiedo loro di compiere operazioni di questo tipo che richiedono enorme concentrazione e non basta straccio e ramazze, prostituirsi, genuflettersi al sistema, adattandosi a un lavoretto per ottenere la maschera sociale. Sì, i miei sono spesso j'accuse, invettive e voglio continuare a vivere da ribelle anarchico, anarcoide, non sovversivo, ma totalmente democratico nell'accettare il prossimo, spesso il prossimo che non accetta me, perché è limitato, chiuso nella sua visione blindata e oscurato dal suo pensiero retrogrado, diciamo, della realtà che gli sta attorno, ma ora non perdiamoci in arrabbiature, diciamo così, in ire, nell'essere adirati, ma molto rilassati, anzi silenti, nell'ascoltare il mio cuore, auscultare, il mio cuore, diciamo, immaginifico, visionario, in senso metaforico, un cuore collegato al cervello, un cervello che crea, che è magmatico, vulcanico, esplosivo, deflagra potentemente come la mia voce, spero suadente. Realtà ruffiana, opportunistica e menefreghista, ritorna sempre puntualmente veemente, con forza precipitosa e spasmodicamente dirompente, infrangendo duramente e perennemente gli attimi fatali e i felici, vanesi, frangenti, miei dorati, in modo tristemente estemporaneo e lacrimoso, cospargendoli di languida e pur presto svanente contentezza effimera, mortalmente illusoria. Dunque evanescente, miei insani deficienti, e che c'entra tutto questo col pollaio? Che c'entra tutto questo col pollaio? C'è il poliziesco francese. Una pronuncia particolare, pollaio? Il C'è il poliziesco poliziesco francese? francese?
Bologna, maledetta città angosciante e misteriosa, incastonata nelle mie labili memorie oniriche. La ricordo con quel disincantato piacere ubriaco, figlio della mia frastagliata adolescenza tormentata, fluttuante fra ondivaghe notti insonne, emozionalmente perfino aride e lugubri, attorcigliate in labirintici dedali stradali mortiferi e contorti, illuminate magicamente dal chiaroscurale crepuscolo di funerei portici pululanti di vita folle e goliardica, detonanti di vita riconoscibilmente felsine, stramba e lunatiche, per l'eternità più abissalmente echeggiante di stravaganza delle più visionarie e follemente folcloristiche. Così, opacizzato dalla nerezza dei miei trascorsi strazianti, in tale tetra città bolognese mia natia, mi perdo nei deliqui immaginativi lontano da ogni persona che delinque, mi perdo nel delirio mio illuminatamente reminiscente di volgari trattorie malfamate, di infauste strade sporche e merdose, popolate da miserande troie moralmente poco stimabili, in quanto puttane delle più brade, porche, lerce viziose, capricciosamente vogliose, del più animalesco sesso porcellesco e lussurioso. Bologna, che io evocherò attraverso i cunicoli, gli anfratti mnemonici, talvolta spasmodici, dei miei ricordi adolescenziali e appartenenti semmai anche all'infanzia, all'unisono riesumando me stesso dal patibolo dei miei dolori rimembrati e delle mie gioie issatesi, ancora in gloria, intrecciando miei mille più deliri alla piacevole delicatezza di giornate d'estate oramai dimenticate, forse solo non ben rammemorate, oppure grandiosamente ancora luccicanti e tonitruanti nel frastuono e cicalezzo emotivo del mio spettrale pallore, dinanzi al mio corpo ignudo posto di rimpetto a uno specchio che in passato riflette una mia immagine senza cuore. Poiché fui arido, nell'anima mia polare fui un fantasma che disconobbe la parola amore. Nota introduttiva. Dopo il mio inabissamento nella levità di un personale Amarcord enucleato e sviscerato in Bologna insanguinata, dopo tale mio excursus grottesco e godereccio, turbinoso e perturbante, sensualmente candido e al contempo assai immorale, tragicomico e pregno di pensieri quasi da manicomio, dopo i ricevuti invece encomi per Bologna Arboiled e l'amore ai tempi del Covid, stilerò qui questo Bologna Polo, appiccicandovi, anzi copia e incollandovi, seduta stante, le prefazioni già scrittevi dei romanzi miei a voi succitati e menzionativi poc'anzi, rielaborandole però di mie nuove parole, mi auguro liete armoniche, argute e sofisticate, giammai sofistiche, pur pungenti e appartenenti esclusivamente, inalienabilmente alla mia mente e alla mia anima, uniche e indissolubili. Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale? Sì, posso dichiararlo onestamente, con estrema unzione, no, con sacrosanta presunzione innocua. Da giorni qui a Bologna e dintorni la gente discute animosamente, soprattutto arrabbiatamente, in merito a un abominevole episodio dei più macabri e crudeli avvenuto in quel di Monteveglio, ove risiede un'abbazia secolare. Alcuni asseriscono perfino che sia d'origine millenaria. Io sono millenaristico, nichilista, uno sfrenato romantico in cerca di giustizia inappellabile, in un mondo oramai corrotto e deturpato alla sua base dal maligno più tremendo e cruento. Io non sono un poliziotto da thriller francese e questo libro non sarà un mestruo. Eppure io amo ogni mistero, pure io amo ogni mistero. La suddivisione su Audible, diciamo in capitoli, non corrisponde, diciamo, alla ripartizione, diciamo. Ricapitolando, no, capitolando, io precipitando nelle mie angosce, no, avete capito? Ok, sotto episodi, caricamento. Dondolando nel tunnel. Ok, riprendi la riproduzione. No, no, no. Capitoli. Siamo al capitolo 13, perché io sono nato il 13 settembre d'estate 9.
Dunque, i nuovi lebbrosi affetti da Covid sarebbero in vero a ben vedere necessitanti di terapie intensive, reparti di rianimazione, sovraffollati da essi vivono, da essi stessi vivissimi, ammalatisi in realtà di niente, i quali non furono altro che persone troppo affettuose nelle piazze, ove di tal morbo s'ammalarono. Per cui, fantomaticamente, a causa della loro contentezza smodatamente esibita in fisici accoppiamenti in diretta dei più naturali e innocui, ma considerati contagiosi, per l'appunto se ne infettarono. Ma che contraddizione è mai questa? Sinceramente, questi uomini e donne, comunque sia, sono sottospecie animali, quasi malviventi da fare ribrezzo e olezzo, che schifezze, con tanto di ragazzo burino che dopo la patata... Stiamo esagerando, eh? Capitolo 11. L'uso delle parole è importante. A Bologna molta gente è criminosa nell'utilizzarle e l'uso improprio della lingua può essere passibile di reato mostruoso. Ma ciò è possibile? Bologna, pur essendo il capoluogo di una vasta e popolatissima regione, cioè l'Emilia Romagna, regione con uno dei tassi demografici più alti d'Italia, può essere considerata sostanzialmente un paesone ripieno come uno stomachevole bombolone? Un bombolone soltanto guarnito, pasticciato e infarcito di gente che si finge, crede di essere altrocata, in vero nel cervello è assai bacata. Sì, gente toccata e spostata fin dalla nascita e della più tenera età che crede in me di essere chissà dove arrivata. Gente in realtà assai maleducata, falsamente esaltata, che millanta inesistenti qualità alla pari del miserabile balanzone. Poiché in tale nostro bel paese italiano stivalone dei nostri coglioni c'è brutto quanto un paio di stracciati marroni, Bologna la dotta risulta fra i capoluoghi più gretti e provinciali, culturalmente parlando. È una città immonda, ove la parola immondizia viene denominata col termine rusco. È una città sporca. È pullula di persone totalmente incoscienti di possedere una limitatezza di pensiero e una ristrettezza mentale così spaventosamente agghiaccianti da farmi rabbrividire seduta stante in modo lancinante. Sebbene al contrario del mio essere nei loro confronti vomitoso e poco amabile. 33, finale, gli anni di Cristo, io cristologico. Capitolo 24, il finale. La fine, è solo l'inizio. La fine. Ecco, che fine ha poi fatto quel ragazzo che uccise in quel di Monteveglio quella ragazza di cui vi accennai all'inizio di questo libro? Laura Palmer Sharelley non fu mai davvero morta, uccisa misteriosamente, forse si reincarnò in una Kim Novak moderna, risorgendo come per magia nel magnifico finale allucinante di Twin Peaks Return. Io sognai di vivere a Parigi, nel quartiere degli artisti, per antonomasia, cioè Montmartre. In passato la mia vita fu solo un martirio, il mio onomastico cade nel giorno susseguente a Natale e si corrisponde a Santo Stefano, ovvero il primo martire della cristianità, a cui però non più appartengo, essendo oramai ateo convinto e non più credente in niente. Qualcuno, non so chi io, forse sì, ovviamente scrisse un libro intitolato La prigionia della tua levità. Poi un altro, La vertigine del lieve crepuscolo, quindi speculare e ipnosi. Forse io sono un genio mancato, ma è veramente acclarato, forse sono un simpatico gaglioffo, un samurai senza padrone simile a Bob De Niro di Ronin, forse sono l'incarnazione o la vivente semplificazione, no, esemplificazione del film Bob il giocatore di Jean-Pierre Melville, cioè Bob le Flambeau, il flipper, le flambeau, alias Rob Montagnier. Roger Deschamps, lo shampoo, Ducena, Duchesne, D-U-C-H-E-S-N-E, è chiaro. Dunque sono anche Nick Nolte, Bob Montagnier, del rifacimento del film di Morville appena scritto. Se sono il Nick di Triplo Gioco di Neil Jordan, e fotei tutti, anche una ragazzina stupenda, oppure tu lupinai solo me stesso, me miserrimo. Miserere misero me, però brindo la vita. Comunque sia, me ne sbatto, brindo anche la viltà. Quindi sono il pornatore francese Manuel Titiricou, è più comunemente noto col nome d'arte, questo qui tira qualcos'altro, si fa per dire Jean Vagin. Vagin, beh, Jean Vagin. Ma foste troppo curiosi di sapere come sarebbe andato a finire. Ecco, ora siete arrivati alla fine. È finito così, anzi, quasi terminato. Se non vi sta bene, provate a scriverlo voi, ma vi ripeto, non è il vostro romanzo e questi sono i ricordi, le mie
Coscienze, incoscienze, questa è la mia imperitura, adolescenza immortale. Queste sono le mie sane emozioni, impressevi con spontaneità palese. È la mia stessa vita, dal mio oscuro passato riemersa prepotentemente. Sono le mie istintive impressioni, visceralmente dettevi, spiattellatevi senza mezzi termini o panegirici di sorta, malgrado ammetta a me stesso forse di aver esagerato nell'allestirvi una barocca prosa ricolma di non pochi calembour ridondanti, al contempo intrisi di lirismo neogotico, perfino molto autoironico, altresì romantico e impregnato di voli pindarici rifulgenti, d'estatica rinomanza fantastica. E dunque la sacrosanta e lapidaria confessione di me stesso, disaminato e rivelatosi in tutta la sua schietta nudità deflagrante, il ritratto delle mille e più mie reminiscenze esplose e sputate di getto, e il mio stream consciousness allineato all'indivisibilità della mia anima indissolubile e forse non da tutti condivisibile. Lo accetto, figurate. Non la prendo. È il ritratto crudo delle mie gioie altalenanti ed estemporanee, in modo lindo, dei dolori esistenziali, i miei momentanei e fulgidi. È lo specchio e l'effigie delle mie malinconie e delle euforie da me trascrittemi, del mio cuore vergato e viva Dio, sincero e giammai adulterato. Boulogne Poulain, io non voglio morire. È tempo infatti di rivivere, è tempo di gioire di nuovo, è tempo dunque di perire e rinascere con impeccabile, magnificente, funambolico, splendido stile. Mi è piaciuto? È tempo di morire, disse, prima di sparire o forse di rinascere altrove il grande Rutger Hauer, webacci, di Blade Runner, perché io ho visto cose che voi umani non poteste, non potreste immaginare. Ho visto navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Thanos, e tutti quei momenti, questi momenti, andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. Non può piovere per sempre, disse Brandon Lee nel corvo, e invece io dico che aveva ragione, perché presto qui a Bologna verrà a grandinare, e su questa freddura un popolare. Vi lascio all'acquisto, spero gradito, di Bologna e Poulain. Ma io non voglio morire. Io già morii. Io deperii. La mia vita incancrenì e chissà se rinsavì. C'est la vie, e la vie è belle, e la vie è rose invece. That's life, that's life. Un'altra opera, creazione letteraria del falò, alias Joker, Joker e Lowndes. Sono un burlone, ma alla faccia di ogni balanzone e trombone, io sono il signore.